Pace e bene a tutti e benvenuti. Oggi 27 maggio, ricordiamo San Gonzaga Gonza. Ascoltiamo la sua storia. Gonzaga fu tra i primi cristiani martiri insieme ad altri compagni originari dell'Africa subsahariana. La loro vicenda si svolse sotto il regno di Mwanga, giovane re che, anche se aveva frequentato la scuola dei missionari cristiani, non aderì alla fede cristiana. Era un ragazzo che abusava di alcol, fumava hashish e viveva il libertinismo sessuale. Chi gli ricordava l'immoralità di una vita disordinata appariva ai suoi occhi come nemico. Gli stregoni, che vedevano nella presenza cristiana un pericolo per la loro posizione, fomentavano il giovane re che, il 15 novembre del 1885, fece decapitare il maestro dei paggi e prefetto della Sala Reale, perché cattolico e catechista e perché lo aveva rimproverato per le sue crudeltà. La stessa sorte toccò a Gonzaga Gonza, uno dei paggi del re, puro di cuore, che non cede al lussurioso volere del re. Gonzaga venne torturato, trafitto dalle lance dei soldati e infine ucciso. Chi assistette all'esecuzione rimase impressionato nel sentirlo pregare fino alla fine senza un lamento. Il suo martirio, insieme a quello delle altre vittime, divenne in Uganda seme di tante conversioni. Morì assieme al gruppo guidato da Carlo Luanga. Aveva 24 anni. Nel 1964 San Paolo VI canonizzò Gonzaga Gonza e gli altri compagni di martirio. San Gonzaga fa parte dei martiri dell'Uganda, che sono tanti cristiani morti sotto il dominio del re Mwanga II, un re la cui vita era molto molto dissoluta e piena di peccati a livello morale. Loro non avevano colpa perché erano veramente dei bravi sudditi, molti anche lavoravano presso la corte, però con il loro comportamento onesto, con la loro testimonianza di purezza e di bontà, indirettamente facevano notare la condotta pessima del re, che quindi si è voluto sbarazzare di questi fastidiosi elementi attorno a lui che soleticavano la sua coscienza e che lo facevano sentire sporco, lo facevano sentire come effettivamente era, un cattivo. E quindi inizia a uccidere piano piano tutti quanti, e compreso questo San Gonzaga, che a soli 24 anni perde la sua vita per non rinunciare ai suoi valori dopo le proposte disdicevoli che gli erano state fatte dal re. Quanti cristiani sono tuttora sottoposti a un clima, a un regime di questo tipo? Se tu vuoi essere onesto, devi rinunciare alla tua vita in tante maniere, in tante forme. Non pensiamo all'estremismo del martirio. Vogliamo proprio tramite questa testimonianza appunto essere vicino a quei cristiani che stanno tenendo duro, che non stanno rinunciando alla loro fede e non scendono a compromessi con il mondo per avere dei piccoli vantaggi. E anche noi, se ci ritroviamo nella situazione di dover, ecco, subire una sofferenza, non rinunciamo alla nostra fede, perché poi in fin dei conti ciò che rimane, ciò che conta veramente è Cristo, e Lui non ci farà mai mancare quello che è necessario. San Gonzaga, prega per noi.